Oggi è una giornata importante, abbiamo deciso di dedicarla ai giovani e di parlare ai giovani, portando loro la testimonianza, il racconto, l'esperienza delle massime autorità dello Stato ed anche di una testimone autorevole quale Lucia Annibali. Io ritengo che contro questi fenomeni che hanno una forte matrice culturale il lavoro di prevenzione sia il lavoro più importante, il lavoro da fare con i giovani, per i giovani, affinché loro abbiano consapevolezza e possano assumere dei comportamenti responsabili. 25 novembre c'è stata la giornata contro la violenza sulle donne, tra l'altro in questi mesi si stanno raccogliendo anche delle firme per far sì che per reati importanti non ci siano pene lievi. Qual è il suo pensiero? Assolutamente sono d'accordo e è stata approvata alla Camera proprio in questi giorni una norma per escludere il rito sommario per i reati più efferati. Poi però ci vorrebbe un altro pezzo di lavoro, che è quello di rendere queste pene effettive e quindi di far sì che questi soggetti non possano accedere ai benefici se non hanno effettivamente fatto un percorso nel quale riconoscono l'errore, riconoscono il danno che hanno causato, perché la difficoltà che si ha in questi reati è proprio questa, e cioè che l'autore del reato nega la gravità del gesto che ha commesso e nega il fatto che quel gesto costituisca un reato. E quindi per me la cosa più importante, più che il rito, è di rendere effettiva la pena e di far sì che durante l'espiazione della pena si avvii realmente un percorso di cambiamento, altrimenti le donne avranno sempre paura di denunciare.